Buonasera e benvenuti a tutti per la 27esima giornata di Serie A Lega Calcio 8 qui al Circolo Sportivo Atletico 2000. Le squadre che si sfideranno quest'oggi sono Gruppo Progetto Immobiliare e Golbet Calcio 8. La squadra di casa scende in campo con il numero 99 Chinagli, 5 Esposito, 1 Graziano, 17 Marinelli, 7 Marinelli, 11 Nazareth, 8 Piazza, 9 Piras, 19 Sbraglia, 10 Valentini. Il Golbet con il numero 22 Angelè, 1 Caperchi, 19 Carboni, 20 De Marco, 8 De Marco Stefano, 3 Garofolo, 24 Monteforte, 12 Opara, 3 Santi, 30 Santini, 6 Sterbini, 11 Stornelli, 4 Tarantino, 7 Tubani. Tutto pronto, si può iniziare con il gruppo Progetto Immobiliare in possesso palla. In maglia verde attaccherà da destra verso sinistra, mentre la Golbet in maglia blu cerchiata da sinistra verso destra. La Golbet in possesso palla con Angelè che scarica per il compagno, ora attacca sulla fascia sinistra, prova il cross dentro deviato. Serie di rimpalli alla meglio il gruppo Progetto. C'è un cambio di gioco, poi Esposito va sulla fascia destra. Opara, De Marco, De Marco serie di spinte con l'avversario, il pallone però è uscito, rimessa laterale per il Golbet. Angelè, Opara, lancio lungo a cercare De Marco, forse fuori misura. Esposito va dal suo capitano, palla verticalizzata per Marinelli, ora sulla fascia destra attacca il gruppo Progetim. Marinelli, sinistro da fuori, Opara in tuffo. Solamente rimessa con le mani, direttamente in area di rigore, Angelè svetta e mette fuori. Due giocatori del Progetim sulla palla, ora lo scavino a cercare Valentini, viene messo fuori da De Marco che parte il contropiede, si punta l'avversario De Marco, poi si ferma, aspetta l'arrivo dei compagni, palla che finisce fuori però. Esposito, sempre il numero 5 possesso palla, prova a superare De Marco, Monteforte recupera questo pallone, subisce fallo Monteforte. Numero 24 prende la rincorsa, c'è anche Angelè sul pallone, ma Angelè direttamente in porta, palla bassa, viene respinta dal difensore centrale, si ripartirà con una rimessa con le mani, sempre Angelè ad impostare, prova il cambio di gioco,
c'è il gruppo Pro Jetim che parte con Marinelli sulla fascia sinistra. Punta l'uomo, poi cross dentro. Non intuisce il movimento di Piras. Opara. Lancio lunghissimo a cercare Monteforte. Ottimo lo stop di petto. Ancora Monteforte, il sinistro in porta! Un grandissimo gol da lunghissima distanza. 1-0 Golbet, calcio 8. Matteo Monteforte. Riparte con il risultato di 1-0 dopo appena 6 minuti di gioco. Palla recuperata da Sterbini. Va in avanti D'Angelè. Chiede palla a De Marco. La riceve, poi prova il destro. La respinta di Esposito. Messa con le mani di De Marco. Recupera palla il Progetti, ora c'è Marinelli per Esposito. Esposito sulla fascia sinistra. Angelè recupera questo pallone. E poi c'è il gruppo Progetti che parte il contropiede. Sbraglia che va dal suo bomber. Palla recuperata da Sterbini. Serie di rimpalli, poi c'è Marinelli che ottiene il controllo del pallone, ancora Marinelli. Sbaglia tutto il numero 7 del gruppo Progetti Immobiliare. Opara per Sterbini. Monteforte in solita posizione di fascia sinistra, poi prova il passaggio dentro per Stornelli, mette fuori Esposito, cercare Marinelli, Angelè a recuperare questo pallone, poi De Marco, ottimo intercetto del centrale del gruppo Progetim, proprio sbraglia, cambia completamente gioco. Vero concede il vantaggio, poi lo scavino dentro a cercare Piras, palla non passa. Tiene palla De Marco, si accerta delle condizioni dell'avversario che era rimasto giù. Ora si gioca Sterbini, chiede palla De Marco, Sterbini cambia completamente gioco. Angele si fa vedere centralmente, ma si torna da Sterbini. Angelè, movimento di De Marco, c'è Stornelli, di testa De Marco. Colbert chiede un fallo di mano, poi sbaglia tutto Graziano, regala rimessa con le mani al Colbert. Angelè, scambio con il compagno. Tutto regolare secondo l'arbitro. Si parte in contropiede. È in girata da Esposito. Grande recupero di Tarantino. Poi c'è De Marco al limite dell'area di rigore. De Marco la piazza! 2-0 Golbet. Segna De Marco al limite dell'area di rigore. Destro piazzato. Giocavo però, oh! Se no, mi ha segnato 20, 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
Cominciamo a morirsi, Lazio chi ha segnato? Basta, non si parla più, mettiamo a giocare, Marinelli gira dietro per il compagno dopo il 2-0 della Golbet firmato De Marco. Lancio lungo a Campanile a cercare Marinelli, la mette giù, poi arriva Garofalo, lancio lunghissimo a cercare Monteforte, tradito dal rimbalzo del pallone. È la squadra di casa che attacca ora. Angelè con una spinta, calcio di punizione per il gruppo per Agedimo Immobiliare. Aveva battuto subito, arbitro fa ripetere. La punizione direttamente in porto, para con i pugni, respinge. Poi c'è De Marco che parte in velocità, ancora De Marco, fino in fondo De Marco, prova a tenerla dentro, non riesce, si trascina il pallone fuori. Graziano per Marinelli, c'è Esposito che sale, passaggio fuori misura. Tarantino, Sterbini, gira palla il gol Bettora, Sterbini, la palla spizzata a cercare Monteforte, il recupero del Progedim. Valentino a cercare ora Marinelli sulla fascia sinistra, ancora per Marinelli, filtrante dentro a cercare Valentini, poi attenzione il destro da fuori alto sopra la traversa. Si riprende dopo il time out con Novara, aspetta il movimento dei suoi, poi serve Angelè centrale, Tarantino, De Marco, palla Angelè, ora Angelè a cercare Monteforte, però Monteforte carica il sinistro, la grande parata di Graziano e Angelè a due passi la mette dentro, 3-0, 14° minuto di gioco, Golbet sta dominando. Piras gira dietro, calcio di punizione subito da Marinelli, numero 17, batte subito sinistro da fuori, Angelè, Sterbini, Stornelli, poi torna da Sterbini, Garofalo, Sterbini ora, il velo e poi il calcio di punizione a favore del gruppo Progedim Immobiliare. Fa Marinelli, Marinelli a battere, calcio di punizione battuto corto, poi la sventagliata per Piras, Esposito, cambio di gioco di Esposito per Valentini, il cross dentro di Valentini, Piras ha provato la girata, Sterbini chiude, poi Angelè, c'è in avanti Stornelli, trova Monteforte, ottimo l'anticipo
difensivo. Palla che carambola tra i piedi di Esposito e poi sbraglia. Lancio lungo di sbraglia, la spizzata di testa dalle parti di Piras. Ottimo recupero di Sterbini. Sarà corner. Corner battuto subito, Angelè mette fuori. E anche un lancio per Monteforte. Torna indietro dai suoi. Contrasto con Marinelli, palla che finisce fuori. De Marco per Stornelli. Ancora De Marco. Sterbini mette giù il pallone. Supera un uomo Sterbini, poi va da Garofalo con l'esterno destro per Stornelli e poi Graziani. Palla messa dentro, tagliata sul secondo palo, mette fuori sbraglia. Garofalo, corre il pallone dentro. Angelè va dalle parti di Monteforte che non riesce a mettere giù il pallone. È il gruppo Praggia di me che parte quattro piedi con Esposito, grande recupero di Tarantino. Va da De Marco, ancora De Marco, esalta due De Marco, prova a saltare il terzo e poi a due passi, ancora Angelè, 4-0. Golbet, calcio 8 dopo 17 minuti di gioco. Fa tutto bene De Marco e poi a due passi non può far altro che metterla dentro Angelè per il gol del 4-0. Ora servirà un vero e proprio miracolo per il gruppo Praggia di Immobiliare per recuperare questa partita. Esposito. Cambio di fronte sulla fascia destra. Poi il grande recupero. Angelè prova lo scavino per Stornelli. Serie di contrasti. Sbraglia, mette giù. Il lancio lungo, svetta di testa Piras, esce con tranquillità Opara, si va da Garofalo. Sterbini verticalizza per Monteforte, costretto a tornare indietro per il pressing, gira tutto dalle parti di De Marco. Cross dentro, respinto e poi Monteforte il sinistro al volo, finisce sul fondo. Graziano per Esposito. Cercare Piras, mette giù il pallone, lo lascia Marinelli. Sfida Sterbini e Marinelli. Con grande esperienza il capitano della Golbet. Palla rimessa subito in gioco, Piras fa sponda per Marinelli. Marinelli, Angelè. Prova a recuperare questo pallone. Poi addirittura Monteforte, bravo anche nella fase difensiva, limita l'area di rigore, poi De Marco, rientra De Marco alto, sopra la traversa di un soffio. Graziano va da Esposito. Marinelli per Valentini, sempre Marinelli. Piras si torna indietro, scambio tra il gruppo Praggia di Immobiliare, poi grande recupero di Stornelli, tira da fuori Stornelli, la piazza, palla che finisce in rete. 5-0 Golbet. Tarantino. Dopo 5-0 Golbet.
gruppo Progetti Immobiliare prova almeno segnare un gol, si riversa in avanti, ottimo recupero di Angelè, tutto senza fallo secondo l'arbitro. Per Angelè con lo scavino c'è bene Graziano, ottimo il dribbling di Sbraglia, gira a destra per il compagno che rientra sul sinistro, Garofolo, Valentini, cross dentro sul secondo palo, gira male Piras, era completamente libero in area di rigore, non ha sfruttato questa opportunità. De Marco, Tarantino e poi Sterbini. Garofalo messo giù, l'arbitro aveva concesso il vantaggio che non si è concretizzato, calcio di punizione per il Golbet. Monteforte batte subito per Angelè, De Marco, niente di De Marco, torna indietro da Tarantino, Sterbini, brava, con tranquillità gira la Golbet, Monteforte, poi Sterbini, attenzione, sbaglia tutto, sbaglia tutto la Golbet, regala il pallone a Sbraglia, la per Piras, sempre Piras, cross dentro sul secondo palo, la fa suo, para, rimette in moto i suoi, rimessa laterale per la Golbet, Garofalo va da Sterbini, Tarantino, De Marco fa il movimento, non viene servito però, Sterbini sbaglia tutto, il gruppo Progetim con Marinelli, attrappa sulla tre quarti, poi Sterbini mette giù l'avversario, calcio di punizione da buona distanza per la squadra di casa, vediamo chi andrà alla battuta. Sembra andare Sbraglia, direttamente in porta, cercato la potenza, palla che si impenna e finisce sopra la testa di Opara. De Marco con il tacco ha provato a girarla per Monteforte, ottimo recupero di Sbraglia, poi Graziano, Esposito, serie di rimpalli con De Marco, recupera il pallone Angelè, subisce fallo da Marinelli, Angelè, Tarantino, poi Sterbini, Sterbini il filtrante per Monteforte, cerchiato da tre giocatori, Tarantino, sinistra Garofalo, scambio con Stornelli, grande recupero di Piras, prova il pallonetto da fuori, non c'entra la porta, Opara per Sterbini, Gelè si fa vedere, viene servita adesso, lancio lungo a cercare Monteforte che la spizza per Stornelli, poi va De Marco dentro,
non riesce ad indirizzarla verso la porta, finisce fuori. Graziano. Marinelli con il tacco Sterbini. Poi il recupero di Sbraglia. Marinelli. Angelè intercetta questo pallone e gira dietro. Con Angelè. De Marco viene servito. Buono l'intercetto di Sbraglia. Si ferma Sbraglia per infortunio. Finisce così il primo tempo con la Colbet in vantaggio per 5-0 contro il gruppo Project Immobiliare. Si riparte il secondo tempo con Golbet in vantaggio per 5-0. Sterbini. Angelè. Si va sulla fascia destra. Recupero di Valentini. Ora parte contropiede gruppo immobiliare. Marinelli. Sempre Marinelli in possesso palla. Poi il lancio lungo sul secondo palo. Svetta di testa. Sterbini. Sempre Sterbini. E va da Santini. Torna dietro da Angelè. Con l'esterno. Palla che non finisce fuori. È ancora buona. Santini, va da Monteforte con il petto, torna da Santini, poi Monteforte, torna indietro, il lancio lunghissimo di Sterbini. Piazza. Marinelli recupera questo pallone pressato dagli avversari del Golbet. Poi c'è Monteforte. Monteforte scarica il sinistro. Graziano mette giù il pallone e riparte. Sbraglia. Va in avanti a cercare Piras con il tacco Stornelli. Va da Sterbini. Poi Angelè tiene palla forse con un fallo Valentini, tutto regolare secondo l'arbitro. Angelè. Lancio lunghissimo di Sterbini a cercare Monteforte. Per Monteforte cambio di gioco. Parte contropiede Marinelli. Verticale a cercare Piras. Grande recupero di esperienza di Sterbini. Ora si gioca sulla fascia destra con De Marco. Serie di finte, poi va da Monteforte. Monteforte, ancora Monteforte. Il sinistro, 6-0 Golbet. Sempre Matteo Monteforte. Quarto minuto di gioco in corso, 6-0 per il Golbet, c'è solo una squadra in campo. Ora c'è Marinelli, subisce fallo Marinelli, viene battuto subito. Valentini, palla girata sulla tre quarti,
senza fallo secondo l'arbitro, poi Santini, il lancio lunghissimo a cercare Monteforte che la mette giù, intervento di copertura di Chinagli, poi il lancio lunghissimo dalle parti di Marinelli, punta l'uomo Marinelli, riesce ad andarsene, Marinelli il sinistro in porta, Opara era in copertura. Galbet va sulla fascia destra con De Marco, poi torna indietro da Sterbini, lancio lungo di Sterbini, palla finisce fuori, gruppo Progetti Immobiliare che gira con Valentini, lancio lungo sulla sinistra, sempre Valentini con l'esterno a cercare Piras, poi l'intervento di testa di Sterbini, sempre Sterbini, poi c'è Santini, lancio lunghissimo di Santini a cercare Matteo Monteforte, ancora Monteforte, cross dentro, c'è Angelè sulla tre quarti, gira tutto per De Marco, gira su se stesso, palla sul secondo palo, arriva Santini, poi con il tacco, palla che rimane lì e Angelè la mette dentro, 7-0 Colbert, calcio 8. Piras, Valentini, cercare Piras, poi Monteforte non arriva su questo pallone, Chinagli, Marinelli, sempre in attacco dalla fascia sinistra, gruppo Progetti Immobiliare, poi Chinagli, Valentini, salta Angelè, Valentini con l'esterno a cercare il destro al volo di Piras che finisce fuori, però Opara per Sterbini, parte in contropiede con De Marco, sempre De Marco in possesso palla, cambio di gioco per Sterbini, mette giù questo pallone, poi cerca Santini, punta l'uomo, non riesce a saltare piazza, rimessa con le mani, si va ad Angelè, contrasto con Marinelli, palla che carambola tra i piedi di Sterbini, ha provato la verticalizzazione per Monteforte, palla che non arriva a destinazione e riparte il gruppo Progetti Immobiliare con Valentini, poi Marinelli, Piras, grande intervento di De Marco, va da Monteforte, ora c'è De Marco in area di rigore, ancora il destro deviato, va dalla bandierina Monteforte, stacca piazza, mette fuori, si gira Marinelli su se stesso, poi il lancio lunghissimo, Opara fa su il pallone e riparte subito da Santini, sulla fascia sinistra Santini, poi va da De Marco, provato a girarla di prima Monteforte, Chinagli capisce tutto, fa su il pallone,
destro da fuori, palla che finisce alla sinistra di Opara. Opara, poi Sterbini, De Marco, si torna da Sterbini, verticalizzazione che non trova nessun compagno, Giacchinagli, Valentini, Valentini lancio lungo a cambiare gioco, palla per Piras, Piras che attacca, ancora Valentini con il tacco, serve Piazza, il cross dentro sul secondo palo, la sponda di petto, poi non arriva, si continua a giocare, Piras tiene il possesso palla per il gruppo Project, poi c'è Piazza, recupera palla De Marco e parte il contropiede, De Marco da fuori, Chinagli respinge il tiro, poi un altro cross messo dentro in acrobazia, la respinta del centrale del gruppo Progedim. Della Grovolo, Sterbini, De Marco, Stornelli, poi serve Santini sulla fascia sinistra, palla messa dentro, recupero difensivo Marinelli, Sterbini di testa per Opara, Santini la gira per Stornelli, poi De Marco per il compagno, Chinagli recupera tutto, Valentini lancio lungo, poi con grande maestria Garofalo respinge questo pallone, Valentini per Piazza, ora Piazza centralmente per il compagno, non arriva Nazareth, la gira Marinelli, palla che non arriva nuovamente a Nazareth, la recupera Stornelli e poi Marinelli fa su il pallone, cross dentro tagliato sul secondo palo, fa la sponda di testa e Santini allontana, messa con le mani Marinelli, Valentini sulla tre quarti, il sinistro finisce sul fondo. Opara. Stornelli. Va da De Marco. Prova a girarsi De Marco. Ne esce bene il numero 8. Ancora De Marco. Va da Santini. Salta l'uomo, gira per Stornelli, ancora Santini, serve sulla fascia destra Garofalo, poi De Marco, ancora 1-2 con il compagno, filtrante dentro, respinge Sbraglia, mette giù Marinelli, poi Sbraglia, ancora Marinelli, pressing di Stornelli, palla che finisce tra i piedi di Santini, sempre Golbet in attacco, ora con Monteforte prova lo scavino dentro, poi il tacco a sorpresa del numero 7, c'è sempre Monteforte, ancora Monteforte, Monteforte il sinistro da fuori, palla che finisce in rete, 8-0, grandissimo gol di Matteo Monteforte.
14esimo minuto di gioco e 8-0 per la Golbet, partita che non ha nient'altro di più da dire. Esposito, c'è Marinelli sulla tre quarti, ancora Marinelli, il sinistro e il grandissimo gol di Marinelli, un sinistro da fuori aria per il gruppo Progetti Immobiliare. Quindicesimo minuto di gioco e il grandissimo gol dell'attaccante del gruppo Progetti Immobiliare. Procede Marco che perde palla, parte in contropiede del gruppo Progetti, ma ha preso coraggio con Marinelli, subisce fallo. Due giocatori del gruppo Progetim, si allontana ora Marinelli, va Nazaret direttamente in porta, la palla deviata dalla barriera. Corner che va a battere lo stesso numero 11. Da sul primo palo esce bene Opara, poi Marinelli al volo, completamente fuori misura. Opara va da Santini sulla fascia sinistra, poi De Marco si destreggia in mezzo a due avversari, in mezzo a tre. Salta e gira per Santini, c'è Tubani al limite dell'area, la serie di finte Tubani, poi con la punta serve il compagno e Graziano esce bene. Valentini poi recupera palla De Marco per il compagno. Graziano raglia il lancio lunghissimo, recupero palla Golbet con Santini, palla dentro, poi sbraglia, perde il controllo, Tubani la recupera, Tubani a tu per tu con il portiere, Tubani, 9-1 Golbet, calcio a 8. Diciottesimo minuto di gioco, sinistro da fuori, che finisce sul fondo però di Marinelli. Opara, Santini, Stornelli, gira ancora per il compagno, poi Sterbini, Garofalo, Tubani centralmente. Gira tutto per Santini, ancora Santini, rientra sul destro, palla per Monteforte che si gira, Graziano, e poi Valentini mette fuori il destro da fuori alto, sopra la traversa. Graziano per Sbraglia, lancio lungo,
palla che viene girata e poi Sterbini a campanile dalle parti di Tubani, grande finta di Tubani, cambio di gioco, cercare Santini che con il tacco ti porta avanti il pallone, Chinagli chiude tutto, Chinagli il filtrante che non arriva al compagno, Opare e poi Sterbini, Stornelli, ora parte il golbet in contropiede, c'è Santini, Santini punta l'uomo in area di rigore, grande chiusura di Sbraglia, poi c'è Marinelli, lancio lungo, Valentini con tranquillità gestisce questo pallone, gruppo Pragedim che attacca sulla fascia sinistra, Nazaret non controlla e la Golbet con tranquillità tiene il possesso palla, De Marco gira per Monteforte, ancora De Marco con il tacco, va da Monteforte, sinistro da fuori di Monteforte, questa volta non trova la porta però Graziano, Marinelli contro De Marco, chiuso da due avversari, Marinelli continua a tenere il possesso del pallone, Marinelli sulla tre quarti, Opare poi destro che finisce in rete, il sinistro da fuori di Marinelli, 9-2 gruppo Progio di Immobiliare. De Marco, Garofalo, poi Sterbini, esterno di Stornelli, ha girato per il compagno, ha chiuso Valentini, Santini, va da Tubani, chiuso da due giocatori, fischia ora il calcio di punizione. Va Monteforte, basso il pallone, non trova la porta. Graziano. Attenzione al pressing di Stornelli. Esce bene il centrale del gruppo Progetto Immobiliare, poi Valentini. Scavino. Chiude bene Santini, poi De Marco alza il pallone. Valentini la mette giù. In mezzo a due giocatori riesce ad andarsene. Poi il cambio di gioco di Nazaret. Finisce fuori il pallone. 23esimo minuto di gioco. Golbet che conduce per 9-2 contro il gruppo Pregio di Immobiliare. Lancio lunghissimo. Chiude Chinagli. Palla che viene messa fuori. Si avventa Monteforte su questo pallone, poi Stornelli, Santini, cross dentro sul secondo palo, non arriva nessuno. Marinelli, ancora Marinelli, chiuso da due giocatori, costretto a giocare dietro, ora c'è Piazza, gira sulla fascia destra, il cross dentro, palla che finisce fuori, Opara,
Santini. De Marco. Poi Santini. Ancora De Marco. Tiene il possesso palla. Poco pressing da parte del gruppo Progetto Immobiliare. Poi cambia tutto Monteforte per Santini. All'interno dell'area di rigore con il tacco a metterla dentro. Chiude bene Chinagli. Stornelli. Va da Santini. Santini prova a tornare da Stornelli. Intercetto di Chinagli. Lancio lungo di Marinelli. Ad al compagno. Nazareth ora. Marinelli chiude palla. Viene servito all'interno dell'area di rigore. Poi la chiusura. Triplice fischio arbitrale. Golbet che batte Gruppo Project Immobiliare per 9-2. E si chiude così la 27esima giornata di Serie A Lega Calcio a 8.